Seconda serata di prove in Piazza Grande in vista della giostra numero 134 di sabato 17 giugno. Con particolare curiosità stiamo seguendo in questi giorni l'andamento delle prove, in particolare di Porta Crucifera, visto la novità di Carboni, che è stato questa sera anche piuttosto regolare sul 4, mentre molto bene ancora Filippo Fardelli, che ha centrato ancora il bersaglio grosso, quindi è un doppio 5 per lui. E poi con particolare interesse abbiamo seguito le prove anche di Porta del Foro con i giovani Vernaccini e soprattutto con quello che sarà il debuttante Davide Parzi, un 5 per Parzi, 2-5 per Vernaccini, insomma indicazioni che sembrano importanti per Porta del Foro. Restando in casa di Porta del Foro, ascoltiamo la voce del rettore Fracassi, che torna anche sulla vicenda Carboni. Quando si hanno delle persone che valgono, bisogna mettersi nelle condizioni di poter dimostrare il loro valore. Credo che sia arrivato il momento per cui questo sia possibile. I ragazzi hanno lavorato tanto l'anno scorso e quest'anno, stiamo lavorando e lavorando bene, ed è giusto che ognuno abbia la propria chance da spendere, anche perché poi dobbiamo capire magari nel futuro su chi puntare o comunque su chi a chi dare la precedenza magari. Quindi è giusto che veramente ci facciano vedere, come hanno fatto l'anno scorso nelle prove generali, qual è il nostro futuro, insomma. Il presente sicuramente è composto da 5 nominativi, che sono i nostri giostratori di ora, ma il futuro andrà delineato e dobbiamo dare veramente una chance ad ognuno di loro, anche perché se la meritano. Il percorso che abbiamo fatto ci lascia intravedere un futuro roseo, però non nego che quest'anno per noi sarebbe fondamentale vincere, anche perché 2007-2017 cominciano ad essere 10 anni, per cui è dura. Senti, il quartiere come ha seguito questa vicenda di Carboni, che si è conclusa, insomma, quindi non c'è altro da dire su come è andata a finire, ma come l'ha vissuta proprio? Ma senti, io sono stato così impegnato nel portarla a conclusione che ho vissuto poco magari gli umori dei quartieristi. Sì. Penso che hanno capito che è stata una scelta che per noi è stata soddisfacente. Evidentemente abbiamo, come dicevo, trovato un accordo che non ha niente a che vedere con l'aspetto economico, come hanno detto come è stato scritto in qualche giornale. È stato un accordo di natura diversa, che però ci lascia contenti, perché comunque sia possiamo a questo punto veramente mettere in risalto quelli che secondo noi sono i nostri giocatori del futuro. Credo che parlare di Andrea potrebbe mettere, anche senza volerlo, magari la discussione su un piano polemico. Penso che ora non sia il momento. Di Carboni non ne parlo più, non è più un mio giocatore. Come ho detto, abbiamo 5 giocatori su quali riporre tutta la nostra fiducia. Carboni è andato via, ha fatto la sua decisione. Poi sicuramente ci sono delle cose che durante l'inverno, probabilmente dopo questa giostra, andranno un attimino riviste, corrette, per il bene della manifestazione.